Buonasera a tutti, benvenuti a questo appuntamento di Zoom In, organizzato all'interno del nostro progetto coordinato dal professor Andrea Pinotti, IRCA Nikon. E questa sera abbiamo Michele Guerra, che ringraziamo molto di aver accettato il nostro invito. L'ultimo libro. Michele è ordinario all'Università di Parma, insegna storia e critica del cinema, teorie tecniche del cinema e dell'audiovisivo. È anche assessore alla cultura del Comune di Parma, che l'anno scorso e quest'anno è stata tra l'altro anche capitale della cultura e quindi diciamo, sta coordinando una serie di mostre e attività che dovevano svilupparsi in un modo che poi a causa del Covid si stanno sviluppando in un altro modo e quindi è stato anche raddoppiato. È diventato un biennio, quello che doveva essere un anno. È da poco anche vice direttore dell'OCSAC, il Centro Studi Archivi della Comunicazione dell'Università di Parma, e nonostante tutto trova anche il tempo di scrivere. Non so bene come faccia. Di Michele ricordiamo ovviamente il libro che ha scritto con Vittorio Gallese, Lo schermo empatico, cinema e neuroscienze, pubblicato nel 2015 sempre da Cortina Editore e che è stato tra l'altro anche tradotto in inglese e pubblicato dalla Oxford University Press più recentemente. Oggi abbiamo invitato Michele a parlarci di questo libro. Il limite dello sguardo oltre i confini delle immagini. È un libro che, come dichiara appunto il suo autore fin dalla prefazione, è dedicato allo studio di alcuni casi che riguardano le condizioni di visibilità della Shoah. In particolare, quindi, il tema dell'Olocausto e in particolare il rapporto tra visibile e invisibile. È un libro che affronta una serie, studia, diciamo, una serie, propone un'analisi di una serie di casi studio che non sono solo legati al cinema, ma sono tratti da contesti diversi. Quindi c'è un taglio interdisciplinare di questa ricerca. Per cui, per esempio, il libro si apre con un'analisi di un testo letterario che è La notte di Elie Wiesel, per passare poi a analizzare fotografie, ovviamente film, tra cui Notte e Nebbia di Alain René, il figlio di Saul. Comunque questo immagino che le spiegherà Michele. Uno dei film di cui Michele parla è Austerlitz di Sergej Loznitsa, non riesco mai a dirlo, ho provato più di una volta, che è un regista ucraino. Che è stato anche, diciamo, il motivo per cui, a detta dell'autore, lui ha sentito l'esigenza di scrivere questo libro, proprio perché, parlando con il regista riguardo a questo film dedicato alle forme, diciamo, del turismo nei luoghi della Shoah, il regista ha dichiarato, in modo abbastanza inaspettato, durante un incontro a cui partecipava appunto anche Michele Guerra, che questo film non è un film sulla Shoah, ma è un film su altro. È, come dice l'autore nel libro, un saggio visivo. Questo perché lo dico? Perché in realtà, e volevo così introdurre e lasciare la parola a Michele, a me la lettura di questo libro ha ispirato una riflessione simile, cioè mi sono detta, ma questo non è un libro sulla Shoah, è un libro sull'etica dell'immagine, è un libro sulle, appunto, la riflessione, un libro di teoria delle immagini, sulla riflessione tra le possibilità di rappresentare qualcosa che è irrappresentabile, cioè un trauma così drammatico che non è possibile, come quello dell'Olocausto, che non è possibile raccontare né attraverso le parole né tantomeno attraverso le immagini. E quindi perché invitare Michele Guerra in questa situazione a presentare questo libro all'interno del progetto IRCA Nikon, appunto di cui siamo membri? Perché questa è magari così una riflessione che metto sul piatto anche per Michele, all'interno del nostro progetto noi ci occupiamo,
dei cosiddetti anni icone, in particolare pensiamo, per esemplificare, alle immagini della realtà virtuale, che sono immagini a 360 gradi, che quindi diciamo occupano completamente il campo visivo dello spettatore, dell'utente. Quindi questa dialettica visibilità-invisibilità, questa capacità, come tu spieghi nel tuo libro, di giocare per esempio sul campo contro campo per mostrare e non mostrare, per esempio nell'ambito della... è difficile immaginare, no? E quindi insomma questa è un'idea, una riflessione anche su una possibile etica dell'immagine 360 di cui noi ci occupiamo, che volevo mettere sul piatto per poi lasciarti la parola e sentirti raccontare il lavoro che hai fatto. Grazie. Grazie, grazie Betta, grazie Andrea per questo invito. Mi fa molto piacere essere all'interno di questi seminari, dentro un progetto ambizioso, complesso, indovinato come il vostro che vi ha portato a questo importante finanziamento e che credo avrà delle ricadute molto forti sulla riflessione in tanti ambiti, perché naturalmente gli ambiti che il vostro progetto tocca sono molti. Come molti sono gli ambiti che ho cercato in effetti anch'io di toccare in questo libro, che è stata un'impresa un po' strana perché ero molto indeciso se mettermici o meno, dal momento che la letteratura sulle forme di rappresentazione della Shoah è una letteratura fittissima, dove molto è già stato detto, dove quello che si dice sembra per forza di cose sempre insufficiente, e poi c'è stato l'incrocio perfetto tra due questioni che hanno dato poi il via alla stesura di questo libro. La prima era una frase con cui Régis Debray chiude il suo libro Vita e morte delle immagini, che è un libro che io lessi molto giovane, un libro che devo dire non mi impressionò particolarmente la prima volta che lo lessi, non capivo se mi piaceva o meno, se era eccessiva questa volontà di raccontare tutta la storia delle immagini, la cultura occidentale, se era impossibile, eccetera, però aveva una chiusura che mi aveva folgorato, dove lui diceva: se io dovessi dare un consiglio al mediologo del XXI secolo, gliene darei uno soltanto, quello di perorare la causa dell'invisibile. E quindi dentro un sistema di visibilità espansa, dentro un sistema di visibilità esasperata, di saturazione del visibile, sia dal punto di vista della possibilità che oggi abbiamo di vedere qualsiasi cosa, se io ho il desiderio di vedere una cosa, basta che la infili e la digiti su Google e le immagini vengono, sia la saturazione degli spazi di visibilità. Come dicevi tu prima, noi oggi viviamo in un sistema in cui l'immagine eccede i confini che normalmente la veicolavano e quindi possiamo esserne veramente circondati. Ecco, in un momento come questo, Debray diceva: perorate la causa dell'invisibile. Quindi lasciate perdere tutto questo sistema, oppure, meglio, partite da esso per cercare di capire non ciò che l'immagine mostra, ma ciò che l'immagine nasconde. Questo è il modo in cui io ho sempre inteso quella perorazione di Debray, perché l'immagine effettivamente ci fa vedere delle cose, ma nel mentre ce le fa vedere ce ne nasconde anche altre, che certe volte contiene, che certe volte presuppone, che certe volte sottrae, condensa, ma in qualche modo nasconde. Per me la causa dell'invisibile era fondamentalmente due cose. Da un lato, ovviamente, perorare la causa, in termini anche proprio giuridici, vuol dire difenderlo, questo invisibile, vuol dire prendere le sue parti nel momento in cui sembra difficile trovarlo o sembra annullato appunto da queste pratiche di cui parlavo. Dall'altro però la causa è anche l'origine, è anche il momento in cui grazie a qualcosa che vedi, grazie a un utilizzo intelligente delle forme di visibilità, tu puoi scorgere l'origine di un qualcosa che non puoi vedere, di un qualcosa che non ti sarà mai dato vedere. E così questo finale di Debray, che io ho sempre tenuto con me in tutti i miei anni di studente anche, mi chiedevo bene come perorarla questa causa e se mai ne avrei avuto l'occasione, mi è tornato in mente ed è un po' deflagrato in una serata appunto con Sergej Loznitsa presente qui a Parma. Loznitsa ha passato
diversi giorni qui in città, fatto diversi incontri con gli studenti, col pubblico della città, e abbiamo avuto modo di discorrere ampiamente del suo cinema, che credo essere uno dei cinema più interessanti della nostra contemporaneità. Il film che lui portava lì però era questo film Austerlitz, in cui, come hai detto, Lozinska faceva un esperimento molto particolare. Aveva messo delle videocamere fisse in alcuni campi di sterminio. Lui alla fine poi deciderà nel montaggio di trattenere solo il campo di Sachsenhausen, ma ne aveva filmati molti altri, e metteva queste macchine fisse perfettamente visibili, quindi non nascoste, non era una sorta di candid camera, e attraverso queste macchine filmava i comportamenti dei turisti che vanno ogni anno nei campi di sterminio per vivere questa strana esperienza, che ha anche un nome, che è dark tourism, cioè un turismo nero, in qualche modo macabro, e che non si capisce bene cosa vadano a vedere. Cioè vanno a vedere in fondo il negativo di qualcosa che è accaduto, vanno a vedere il residuo di un qualcosa che loro non potranno ovviamente mai comprendere nella sua interezza. E qui ovviamente entriamo in tutta quella letteratura che da Primo Levi a Didi Huberman ci ha spiegato molto bene che cosa vuol dire in fondo non poter vedere la Shoah, non poterla nemmeno veicolare come concetto, e Claude Lanzmann, eccetera, eccetera, poi ne parleremo. La cosa interessante era che Sergei Lozinska si accontentava di osservare questi corpi, di osservare la loro presenza maldestra all'interno di spazi rispetto ai quali loro erano assolutamente inassimilabili, perché i passi, gli sguardi, i movimenti dentro un crematorio, dentro una camera a gas, negli spazi cortilizi in cui venivano raccolti gli internati, eccetera, sono ovviamente gesti maldestri che la macchina da presa riesce a intercettare in maniera molto innovativa, mostrando lo iato che si crea tra quella che dovrebbe essere un'esperienza di memoria ed invece diventa una produzione di dimenticanza, come diceva anche Lozinska. Tutti vogliono fotografare, tutti vogliono filmare. C'è una inquadratura allucinante in cui una famiglia di persone perfettamente normali, padre, madre e figlia, con un bastone da selfie si fanno un selfie sotto la scritta che introduce nel campo di sterminio, e quindi in qualche modo vanno a costruire un piccolo quadretto familiare all'interno di un contesto che non dovrebbe prestarsi a quella forma di retrovisione che il selfie presuppone. Ecco, quindi in quella sera io ascoltai Sergei Lozinska lamentarsi col pubblico, come hai ricordato tu, circa il fatto che Austerlitz fosse un film sulla Shoah, perché tutti gli chiedevano cose relative allo sterminio degli ebrei d'Europa, e lui a un certo punto è sbottato, perché non è uno storico, lui non voleva fare un film sulla Shoah, e gli facevano domande che avrebbero potuto fare, non so, a Steven Spielberg, a Roberto Benigni, a Radu Michaeleanu, a registi che hanno lavorato davvero su una sorta di narrativizzazione dell'Olocausto. Lui invece voleva raccontarci qualcosa di diverso, voleva raccontarci questo limite dello sguardo, da cui poi il titolo del libro è venuto, che riguarda i turisti che vanno nei campi di sterminio, ma improvvisamente riguardava anche noi, riguardava il nostro essere vincolati a questa macchina fissa che filmava dei comportamenti in qualche modo incomprensibili una volta che il film li trasfigurava e ci li portava di fronte. Quindi l'idea del libro è nata dall'incrocio di queste due cose, la causa dell'invisibile da una parte e l'idea che in qualche modo fosse la insipienza dello sguardo nostro sull'Olocausto una possibile chiave di lettura della incommensurabilità rappresentativa di questa tragedia. E da lì ho cominciato a mettere insieme una serie di fonti, di testi letterari, di filmici, di fotografie, di installazioni artistiche, di vere e proprie opere d'arte architettoniche che hanno riguardato la Shoah, e ho cominciato a vedere quanto questo limite dello sguardo fosse presente in media diversi, fosse presente dentro campi di espressione tra loro apparentemente lontani e che invece si ritrovavano accomunati da una ricerca fondata e costruita sullo scacco del visivo, in qualche modo, sulla impossibilità di restituirci ciò che da un punto di vista visivo era stato il campo di sterminio. E ho scelto di partire nel primo capitolo dalla notte di Elie Wiesel, perché la notte di Elie Wiesel è un testo abbastanza sorprendente se uno lo guarda con gli occhi forse di un teorico dell'immagine, nel senso che per tutto il testo Wiesel inserisce delle descrizioni
dello sguardo e degli occhi delle persone che lui incontra, ma non ci dà mai il controcampo, non ci dice mai che cosa quegli occhi stanno vedendo, sono ferite vuote, pozzi di terrore, occhi sgranati, e tu vedi soltanto quello sguardo che è reso così da qualcosa che dovrebbe esserci consegnato come controcampo, ma che non ci viene mai consegnato. Lui che è stato un internato, lui che ha visto il campo di sterminio, non è un testimone integrale, come direbbe Primo Levi, perché il testimone integrale è colui che non esce dal campo di sterminio, quindi questa testimonianza integrale è in qualche modo vietata al sopravvissuto, però Wiesel nel campo c'è stato, non ci offre mai questo controcampo. E quindi un procedimento, diciamo, cinematografico per difetto mi interessava molto particolarmente. Ho provato in quel primo capitolo, a partire proprio da questo aspetto così ricorrente del romanzo di Wiesel, che credo sia confermato dal finale. Nel finale, improvvisamente, Elie Wiesel ci consegna un controcampo, il primo, unico controcampo del suo racconto. Ed è un controcampo la cui responsabilità lui porta sulle sue spalle, nel senso che mi piace leggervelo il finale della notte di Wiesel per far capire la potenza di questa chiusura e la potenza di una chiusura che naturalmente dice: dopo che vi ho negato tutti i controcampi nel corso del mio racconto, ora ve ne offro uno. Dice: tre giorni dopo la liberazione di Buchenwald, io caddi gravemente ammalato, un'intossicazione. Fui trasferito all'ospedale e passai 2 settimane fra la vita e la morte. Un giorno riuscii ad alzarmi dopo aver raccolto tutte le mie forze. Volevo vedermi nello specchio che era appeso al muro di fronte. Non mi ero più visto dal ghetto. Dal fondo dello specchio un cadavere mi contemplava. Il suo sguardo nei miei occhi non mi lascia più. E così chiude il suo romanzo Wiesel, con questo sforzo immane di alzarsi dal letto, di andare di fronte allo specchio. Non si vedeva dai tempi del ghetto. Noi spesso dimentichiamo che in tanti racconti di internati c'è anche la perdita di contatto con la propria immagine. Non ci sono superfici specchianti nel lager, quindi sono persone che per molti anni perdono contatto, per molti mesi o per alcuni anni perdono contatto con la propria immagine e la ritrovano poi ovviamente così profondamente cambiata. E Wiesel dice: io guardo nello specchio e un cadavere mi contemplava. Dall'altra parte finalmente c'è il controcampo e lui stesso. E chiude il romanzo La notte con: il suo sguardo nei miei occhi non mi lascia più. Quindi ecco che lo sguardo diventa un tema fondamentale in quel racconto, e uno scrittore attento come lui sceglie di metterlo nell'ultima frase del romanzo, a dire: ve l'ho negato questo sguardo per tutta la parte che ha anticipato il finale, adesso nel finale ve lo riconsegno, ma è il mio. Io posso testimoniare solo il mio sguardo e lo sguardo di un cadavere che sono io stesso, che non mi lascia più, che è entrato dentro di me e che continua a interrogarmi, nonostante io poi sia sopravvissuto e sia uscito da quella situazione di tragedia. E la notte diventa in qualche modo l'occasione per spiegare il metodo, quindi, che il libro vuole cercare, questo limite posto al nostro sguardo rispetto alla Shoah, che io poi vado a analizzare in, come dicevi tu, diversi momenti. In alcune fotografie, penso alla famosa fotografia dell'album Auschwitz dei fratelli Jacob, questa fotografia che è famosissima, che addirittura nel caso del piccolo Zelig Jacob, il fratello più piccolo dei due, è diventata il logo del Museo Memoriale di Auschwitz-Birkenau, e che ha una storia abbastanza incredibile anche soltanto per i termini del ritrovamento che ha avuto. La Lili Jacob, la sorella di... No, ecco, in effetti, guardate, è il mio WhatsApp dal computer. Scusate, che è stato perché ho silenziato i telefoni, ma è una chiamata WhatsApp che risponde anche su... Questo è il fuoricampo che entra. Esatto, vedi? E questa è la pervasività mediale che, come vedi, uno può silenziare il telefono, poi si dimentica che ormai queste app ce le abbiamo su tutti i nostri dispositivi e quindi arrivano da qualche parte. Stavo dicendo, questa fotografia ha una storia incredibile perché
viene ritrovata dalla sorella dei fratelli Jacob, Lili Jacob, che era stata internata insieme ai suoi fratelli e che al momento della liberazione nel campo di Mittelbau-Dora trova questo album di fotografie che poi verrà pubblicato e battezzato come album Auschwitz o anche album Lili Jacob, e rivede i suoi fratelli che sono stati uccisi come il resto della sua famiglia, lei è l'unica superstite, i suoi fratelli che sono fotografati in una posa, devo dire, incredibile se pensiamo a quel secondo che l'SS che li ha fotografati è riuscito a immortalare, perché uno, il grande, che si chiama Sril, Israel Jacob, ha una posa terrorizzata, ha il corpo che è articolato lungo linee spezzate che denotano il terrore, la paura e l'incomprensione del luogo in cui è. Mentre Zelig Jacob ha questo sguardo sfrontato, guarda in macchina, guarda noi, ci fissa negli occhi con uno sguardo veramente quasi strafottente che si fa fatica a capire da cosa possa essere dettato, e Piotr Cywiński, diventato direttore del Museo Memoriale di Auschwitz-Birkenau, capisce che quello sguardo può diventare il logo del Museo Memoriale di Auschwitz-Birkenau. Dopo aver indetto un contest che porta a delle proposte assolutamente deludenti, delle stilizzazioni di fili spinati, di betulle, di crematori, di rotaie, cioè tutta quella parte non umana del campo di sterminio che serve pars pro toto a dirci che cosa è successo, e Cywiński si rende conto che invece bisogna cercare l'umano, bisogna rimettere il visitatore del museo di fronte all'elemento umano che lì è stato annientato e che chiede in qualche modo di essere visto, di essere ricordato. Noi chiaramente negli occhi di Zelig Jacob non vediamo la Shoah, gli occhi vengono tagliati come in una inquadratura alle Sergio Leone e lì dentro non c'è la tragedia della Shoah. Però è anche il limite dello sguardo che Cywiński vuole suggerirci. Non potremo vedere altro che gli occhi di Zelig Jacob che guardano noi. Come dice Agamben nel suo libro su Auschwitz, altro non possiamo fare che tenere gli occhi fissi nell'inenarrabile. Quindi questo è evidentemente il destino che i materiali su Auschwitz a cui i materiali su Auschwitz si condannano. Però questa fotografia ci spiega di nuovo il limite e lo sforzo di travalicarlo, cioè la potenza concettuale che la neutralizzazione della rappresentazione della tragedia ci permette di mettere in campo. E poi naturalmente nel libro vengono presi ad esempio alcuni film importanti che si sono mossi su questa linea, Notte e nebbia di Alain René, che tutti conosciamo, un film della metà degli anni 50 che io ho sempre collocato all'interno della produzione corta di Alain René e considerato un film che non riguarda precipuamente o principalmente la Shoah, ma riguarda una ricerca sull'immagine che René conduce anche negli altri film che anticipano il suo esordio nel lungometraggio che avviene nel 59 con il grande film che è Hiroshima Mon Amour. Quindi ricollocare Notte e nebbia all'interno di una ricerca sull'immagine, sulla visibilità, sulla visione che ritroviamo anche nel film su Van Gogh, che ritroviamo nel film su Guernica, che ritroviamo nel film sulla Bibliothèque Nationale, quindi su una serie di opere che René costruisce proprio per riflettere sulla funzione dell'immagine cinematografica, ecco, io credo che letto così Notte e nebbia ci permetta di capire qual è il portato sperimentale che René cerca dentro questo confronto tra l'immagine terribile di repertorio, perché lui invece la Shoah te la sbatte davanti e sappiamo che ci sono stati anche dei suoi compagni di strada come Jean-Luc Godard che ha lungamente corteggiato la rappresentazione della Shoah nel suo cinema, che denunciavano il film di René quasi come pornografico perché ti metteva davanti i cadaveri, i corpi, tutta quella parte in qualche modo insopportabile della Shoah, però la costruiva all'interno di un montaggio con il contemporaneo, di un montaggio che era il vero motore di significato, di pensiero del film, che ti permetteva costantemente di costruire un percorso di passaggio tra la realtà e il suo miraggio, che a un certo punto non ti faceva più capire se il miraggio era il repertorio e la realtà il campo abbandonato, pieno di sterpaglie alla metà degli anni 50, o viceversa, se il miraggio era
il repertorio e la realtà era invece il campo oggi abbandonato. Quindi di nuovo ti faceva vedere quello che tu non avresti mai potuto testimoniare e quello che invece potevi vedere nel presente, che però non poteva più contenere quel senso di paura che lui e il poeta Jacques Ayrault, che scrive il testo, cercano di veicolare in questo film straordinario, che si colloca in un momento culturale in cui in Francia ci si interroga molto sulle forme di rappresentazione anche dell'Olocausto. È il momento in cui esce il famosissimo articolo di Rivette sul film Capò di Gillo Pontecorvo, che anni dopo, che sappiamo, parla di abiezione nella volontà di narrativizzare, di rappresentare, in qualche modo di enfatizzare un'estetica della morte che non appartiene naturalmente al racconto dell'Olocausto. E questo non vale solo per il cinema. Jeanne-Marie nei suoi scritti dice sempre l'estetica della morte è qualcosa che non appartiene più al campo di sterminio, anche quella ci viene negata. Quindi il film di René è un film di passaggio importante, è un film che segna una consapevolezza adulta rispetto a quelli che sono i regimi di visibilità presupposti e permessi all'immagine cinematografica, e viene esattamente recepito così dalla critica non solo francese. Io riporto per esempio la lettura che del film da François Truffaut, che è una lettura interessantissima, che dice che in qualche modo pochi minuti, tutto sommato, un mediometraggio, quello di René, del film di René, si mangiano, divorano ogni altra forma di cinema, anzi forse non è nemmeno più cinema il film di René, è qualcosa che si spinge oltre i confini narrativi, stilistici, le potenzialità del mezzo cinematografico. Quindi si capisce che quello è un punto di passaggio fondamentale, che peraltro viene segnalato nel momento in cui si fa più insopportabile il racconto della Shoah da un inserto che non a caso è un dettaglio di due occhi umani spalancati improvvisamente sull'orrore. Quindi c'è un lampo che ci dimostra di nuovo che il problema è il problema del vedere, il problema del riuscire a testimoniare qualcosa che qualcuno ha visto, ma non noi che ora lo stiamo testimoniando. Ecco, ritengo che Notte Nebbia sia, per il suo valore non solo storico cinematografico ma anche proprio filosofico e teorico, un testo da questo punto di vista inaggirabile, così come ritengo che un film a cui dedico un intero capitolo successivo, straordinario da questo punto di vista, sia, come dicevi, Il figlio di Saul di Laszlo Niemes, questo film che naturalmente lavora su una occlusione della visione dello spettatore, perché noi stiamo con la macchina da presa sempre addosso al personaggio di Saul, ci è negata qualsiasi forma di allontanamento, quindi anche qui di controcampo, di montaggio tradizionale, per la scelta registica di rimanere aggrappati al personaggio. Attorno a lui tutto è fuori fuoco, quindi non riusciamo a vedere se non delle macchie, delle ombre, delle tracce che ci fanno capire che qualcosa succede intorno a Saul, e c'è un lavoro sul sonoro. Qualcuno qui invece ha parlato di pornografia sonora, e ci sono molti critici e anche teorici del cinema che condannano l'uso del sonoro nel figlio di Saul. Io invece trovo che sia una soluzione molto innovativa e importante, perché lui consegna appunto al sonoro l'orrore che la sua immagine lascia solo trasparire, lascia solo intravedere, salvo poi nel finale anche lui giocare per la prima volta con un controcampo nell'unico momento in cui poi la vita di Saul è destinata a finire. Quindi il controcampo coincide in qualche modo con la morte. È un film peraltro che è in diretto contatto con immagini malgrado tutto di Huberman, perché racconta di fatto all'interno della sua narrazione anche il momento in cui questo internato riesce a rubare delle immagini fotografiche ai roghi che si realizzano nel campo di sterminio, e credo sia un film molto importante. Non a caso l'unico film su cui, rispetto al quale Claude Lanzmann ha detto parole gentili. Noi sappiamo che Claude Lanzmann, oltre a non dire quasi mai parole gentili, ma men che meno le diceva indirizzandole ai film sulla Shoah. Lui era quello che sosteneva che se mai avesse trovato un rullo di pellicola che aveva filmato la tragedia dei campi, lui l'avrebbe buttato via. La cosa da fare sarebbe stato buttarlo via, perché anche quei pochi fotogrammi avrebbero potuto indirizzare l'idea di un immaginario, avrebbero potuto indirizzare l'idea sbagliata di poter comprendere quello che era successo ad Auschwitz. Dico Auschwitz come sapete
stiamo per dire tutto. Claude Lanzmann invece vede a Cannes il film di Laszlo Niemes e in una intervista lo loda, dice che Laszlo Niemes non ha voluto raccontare l'Olocausto, ha voluto raccontare la vita del Sonderkommando e quindi ha fatto un film modesto e fedele a quell'unico tema e con un rigore stilistico che in qualche modo non cade nella trappola del mostrare ciò che è accaduto nei campi di sterminio. Sappiamo che Lanzmann non si è sottratto alla rappresentazione della Shoah, anche se l'ha fatto in quel film monumentale di 9 ore che è Shoah, e che come sappiamo è una raccolta di interviste a sopravvissuti, dove lui pretende e ottiene con una cattiveria e una costanza, devo dire, degna di nota, che l'orrore della Shoah scaturisca dai volti, dagli occhi, dalla materia della parola, dagli ambienti anche in cui i sopravvissuti vivono e operano. E quello di Lanzmann è un film praticamente d'avanguardia, ma di una forza dirompente, proprio perché tu a un certo punto ti rendi conto che la causa dell'invisibile è perorata al punto tale che quell'invisibile appare continuamente nei lineamenti, nelle contrazioni, nelle lacrime, nella grana della voce, negli oggetti anche dell'arredo di queste case in cui Lanzmann entra, oppure nei luoghi in cui raramente lui torna con i suoi testimoni. E Shoah naturalmente ha un capitolo dedicato, che è l'ultimo, in cui lo metto in stretta correlazione con un film che più o meno condivide il suo periodo storico, che è Images of the World and Description of War di Harun Farocki, film straordinario in cui il tema dell'olocausto, dell'immagine tecnica, delle possibilità di vedere invece di non vedere dall'alto il campo di Auschwitz diventano tema di uno dei più grandi videosaggi, credo, di questo genio del cinema, che era Harun Farocki. Però in mezzo, come dicevi tu, ho provato a metterci anche altri temi, ho provato a parlare di alcune operazioni artistiche e fotografiche abbastanza azzardate, come per esempio Stellen di Mark Adelman, come per esempio Holocaust di Jacques Shapira. Sono due operazioni che di fatto eleggono il memoriale di Eisenman a luogo di memoria, ma in qualche modo anche di devianza e di dimenticanza rispetto al tema dell'Olocausto. Stellen è un film che si interroga sul fatto che ad un certo punto il memoriale di Eisenman diventi un set, non si potrebbe chiamare diversamente, per fotografie di omosessuali che girano poi sui siti di riferimento e che costruiscono una vera e propria traccia narrativa in cui è in mezzo a quell'architettura, in mezzo a quel significato che in fondo questa comunità cerca di fare un discorso che non può essere più pensato soltanto come esibizionista o provocatorio, ma evidentemente cerca un contatto con ciò che il memoriale di Eisenman condensa e trattiene in sé. Un antimonumento, come sappiamo, che di fatto gioca con la totale invisibilità di qualsiasi forma reale di testimonianza di ciò che è accaduto, che è demandata alla parte museale di quel monumento, e gioca invece sulla paura di incrociare e di incontrare dietro ogni stele altri visitatori dentro traiettorie performative che sei costretto in qualche modo a costruire stando in mezzo a quel monumento, e quindi costruisce una relazionalità strana, per certi versi perturbante, che dovrebbe in qualche modo portare lo sguardo e il pensiero del visitatore a riflettere su ciò che il memoriale vuole raccontare. E Holocaust di Jacques Shapira è un'operazione moralista che a me interessa meno dal punto di vista artistico, ma che credo abbia un suo peso, che parte dalla raccolta di immagini che invece vengono scattate dentro il memoriale, che sono assolutamente, diciamo, insultose rispetto alla memoria degli ebrei d'Europa, perché vediamo gente che salta da una stella all'altra con delle scritte "Jumping on dead Jews", o vediamo gente che fa numeri di giocoleria in mezzo alle stele, gente che si infratta, si bacia, si presta a qualsiasi atto in qualche modo di devastazione di quella che dovrebbe essere l'esperienza che quel monumento dà. Jacques Shapira mette online queste fotografie, le mette online senza oscurare né i volti né i nomi delle persone che hanno compiuto questi gesti. Naturalmente la sua operazione ha un effetto di shaming dirompente. Shapira riceve messaggi di scuse, gente che
si vergogna di quello che ha fatto, gente che viene poi ovviamente nel nostro sistema di comunicazione cercata via social, insultata, perseguita al punto tale che Shapira a un certo punto cancella tutto. Gli Holocaust, cioè, ha ancora un sito online ma senza più niente dentro, perché il suo obiettivo, dice, è stato raggiunto. Peraltro racconta in tante interviste di aver ricevuto tanti messaggi anche da insegnanti delle scuole che gli hanno detto: gli Holocaust è il modo giusto con cui insegnare la tragedia della Shoah oggi ai nostri ragazzi, che in qualche modo recepiscono, a partire dalla dal totale disastro, diciamo, delle immagini di Shapira, che cosa vuol dire oggi stare dentro il pensiero e la riflessione sull'Olocausto. Quindi l'idea del libro fondamentalmente era quella di utilizzare come banco di prova e caso di studio quello delle condizioni di visibilità della Shoah, dove per me, come dico all'inizio, condizioni vuole dire ovviamente i modi in cui puoi rappresentare la Shoah, ma anche il patto, la condizione come patto che deve esistere tra chi decide di affrontare questo racconto, il suo pubblico e il medium che tu hai a disposizione, che a un certo punto ti permette di fare delle cose, ma ti permette anche di neutralizzarne altre, di porre dei limiti, di perimetrare il tuo modo di raccontare. E credo che alla fine l'idea di teorizzare che questo fatto che l'immagine, più che mostrare, alla fine nasconda, sia riuscita a passare in mezzo a questi vari dispositivi. Mi ha fatto anche piacere che il libro abbia ricevuto delle attenzioni forse più extra cinematografiche che cinematografiche, anche perché effettivamente non ci sono solo film, proprio perché l'obiettivo era quello di riuscire a fornire un metodo che potesse ovviamente andare molto oltre la Shoah. Io credo che i migliori libri che abbiamo letto negli ultimi tempi su questo tema siano quelli che riescono in qualche modo ad estendere oltre la storicità di questa tragedia l'eredità di pensiero che ci lascia. E io credo che nel mondo dell'immagine ci sia molto da dire. C'è una parte del libro che ho pensato molto se inserire o meno, ma poi l'ho fatta, in cui, a partire dalla fotografia dei fratelli Jacobi, io estendo la riflessione anche ad alcune fotografie terribili dei migranti, dei morti in mare nel tentativo di sbarcare sulle nostre coste o sulle coste spagnole. E ci sono delle foto in cui di nuovo si cercano gli occhi, si cerca lo sguardo. Lo si cercava in Somalia quando bisognava raccontare quella tragedia, lo si cercava in altre opere che hanno cercato in qualche modo sempre gli occhi delle persone per capire da quegli occhi l'incomprensibilità, scusate il paradosso, di quel controcampo, di quella visione. Ecco, l'obiettivo era questo: cercare fuori dall'immagine il senso, fare in modo che la forza centrifuga del nostro atteggiamento analitico potesse essere solida e conservata. E quindi, diciamo, ho preso coraggio ad un certo punto, perché mi sono reso conto che c'erano abbastanza casi di studio per sostenere questa teoria. Ho usato Raffaello Cortina come prova per dirgli: questo libro non venderà niente, così te lo anticipo, però dimmi cosa ne pensi. Quando ho visto che a lui l'idea piaceva, mi ci sono messo, come dici tu, cavandomelo di notte, ma con soddisfazione. Grazie, grazie Michele. Allora, Roberto, se possiamo accogliere sulla chat intanto le prenotazioni per le domande, per avviare la discussione. Io mi vorrei, mentre le persone iniziano a prenotarsi, vorrei proprio attaccarmi a questo ultimo punto che tu accennavi adesso sulla questione dello spettatore, del pubblico, no? Il pubblico, diciamo, di questi, che comunque stiamo parlando di media che hanno lo scopo di arrivare, di raccontare, di passare un messaggio che è un messaggio molto complesso. E tu parli appunto, attraverso il libro, come hai spiegato, di una serie di scelte di montaggio, di scelte stilistiche formali, che di fatto non appagano mai lo spettatore del tutto, almeno dal punto di vista, diciamo, di un appagamento pornografico, no? Un po' come dicevi prima, cioè non viene mostrato tutto. Quindi questo, diciamo, è una strategia, come tu hai descritto, per conservare il significato di quello che è avvenuto. E allora, proprio ricollegandomi a quello che dicevo prima,
Pensavo che invece la realtà virtuale che noi studiamo tra gli altri argomenti è esattamente l'opposto, perché ti promette, diciamo, tutto, cioè ti promette addirittura il teletrasporto, ti promette la possibilità di essere sul luogo, tanto che, spinta appunto dalla lettura del libro, ho iniziato a approfondire alcune cose che avevamo già iniziato a studiare noi, su cui abbiamo scritto, legate al documentario in VR, per scoprire e analizzare poi una serie di opere proprio in VR dedicate al tema dell'Olocausto. E questa promessa, diciamo, viene mantenuta, nel senso che effettivamente ci sono dei prodotti in VR che, accanto per esempio a dei superstiti della tragedia, ti accompagnano dentro, no? E quando tu sei dentro, nel mondo 360, nel mondo immagine 360, tu vedi tutto, tu vedi il campo, vedi il controcampo. Uno di questi film in VR si chiama The Last Goodbye, è un film che tra l'altro è prodotto da Gabo, tra gli altri da Gabo Arora, che è quello che insieme a Chris Milk ha realizzato tutta la serie di documentari in realtà virtuali per la NATO, eccetera, per le Nazioni Unite, scusa, eccetera. E Chris Milk è stato famoso per questa sua definizione, diciamo, della VR come the ultimate empathy machine. E quindi ti volevo chiedere questo, ti volevo sollecitare sul tema dell'empatia, nel senso che la VR è stata, secondo alcuni, non correttamente, insomma, impropriamente definita una macchina dell'empatia, perché ti porta lì, ti porta accanto alle persone, ti porta sul luogo. Come inquadreresti il discorso del ruolo dello spettatore in questo senso? Allora, guarda, io credo che ci sia un tema fondamentale che caratterizza la nostra esperienza con le immagini in movimento, dal cinema, diciamo, tradizionale fino appunto ai casi di realtà virtuale o alle forme anche di immersione che oggi in varie situazioni ci vengono proposte. E che è una dialettica che, secondo me, aveva spiegato bene un po' di anni fa Casetti in un suo saggio sull'esperienza cinematografica, dove diceva che di fatto l'esperienza cinematografica era un costante rapporto tra l'eccesso e il riconoscimento, cioè tra qualcosa che cede i nostri sensi, che ci trascina in maniera anche violenta dentro determinate situazioni in cui le nostre risposte, questo ovviamente Francesco non lo diceva, ma possono essere anche risposte incorporate, risposte precognitive che hanno a che fare con tutta quella letteratura su embodiment, immagine e movimento, che a me è particolarmente cara e che naturalmente ritroviamo anche in queste forme. E poi c'era però bisogno anche di momenti in cui appunto tu tornavi a riconoscerti ragionevolmente nella forma del film, tornavi in qualche modo a raffreddarti, tornavi a riprendere il tuo posto e i picchi di questa dialettica tra eccesso e riconoscimento andavano equilibrandosi. Ecco, i film di cui io parlo nel libro, così come le altre opere, sono opere che in qualche modo tendono a raffreddare le forme di partecipazione dello spettatore, tendono a costringerlo ad una riflessione ovviamente concettuale che lo distanzia dalle pratiche dell'eccesso in qualche modo. Anzi, sono opere che vogliono denunciare e ricercare quella che io definirei una insufficienza dell'immagine. Cioè l'immagine si fa lacunosa, l'immagine si fa piena di vuoti, se si può usare questo paradosso, proprio per permetterti in qualche modo di comprendere che sei in uno spazio dove occorre un altro tipo di elaborazione. Però io sono anche convinto che esistano altre forme di coinvolgimento, anche più immersivo rispetto a questi temi, e ne ho parlato proprio mentre il libro usciva con gli amici di Studio Azzurro che stavano lavorando ad un progetto sulla Shoah e ci stavano lavorando al modo loro, cioè in forme audiovisive di coinvolgimento e di impatto emozionale anche molto forte. E mi ricordo che proprio Leonardo San Giorgi, Studio Azzurro, mi diceva: ma sei proprio così sicuro che occorra distanziare e non sia invece possibile costruire una forma di relazione diversa fondata sull'effetto anche sensoriale che la vicinanza a questi ambienti potrebbe dare? Ecco, io diciamo che da questo punto di vista non mi sono sentito di dire né a San Giorgi né lo direi ora che le due cose, una è valida e l'altra no. Mi sentirei di dire questo sì, che l'una, quelle che io analizzo, fanno appunto leva
sulla nostra, sui limiti del nostro sguardo e la nostra esperienza, sull'impossibilità di arrivare a certe cose. Le altre cercano invece, come dicevi tu prima, di trasportarti in un certo luogo con una forza diversa, che ha ovviamente un impatto sui sensi molto differente, che ti trascina all'interno di una condizione che naturalmente presuppone quella saturazione che qui invece viene con convinzione respinta, e quindi è l'altro lato, diciamo, del nostro andare oltre i confini dell'immagine, perché anche nel caso che hai descritto tu, andiamo oltre i confini dell'immagine, so che addirittura ci andiamo dentro, che è un'altra forma di oltre. Quindi non credo che le due cose, sono due cose ovviamente diverse, siano per forza, come dire, antagonistiche nel loro porsi rispetto alla riflessione che facciamo, la prendono da due punti di vista diversi e potrebbero creare quell'enorme dibattito che per esempio ha caratterizzato tanta letteratura sull'immagine della Shoah. Basti pensare l'astio tra Lanzmann e di Huberman, quindi sappiamo che insomma questo tema della rappresentazione dell'Olocausto poi porta a fazioni e schieramenti. Io mi sento molto, diciamo, laico da questo punto di vista e credo disponibile ogni volta a capire il valore che l'immagine dà alla conoscenza che ci consegna. Quindi in questo caso io sono rimasto su film che da un punto di vista anche molto concettuale cercano di farci ragionare su ciò che manca, in altri casi uno può invece portare ad una saturazione diversa dell'immaginario. Grazie. Allora, vedo prenotato Andrea. Grazie, grazie molto Michele. Io avevo una domanda che riguarda la questione dell'evento Shoah e della sua rappresentabilità, perché chi ha letto il libro lo sa, chi non lo ha letto lo ha evinto dalla tua presentazione. Il tuo libro è una riflessione su questioni molto generali di teoria dell'immagine, invisibilità, visibilità, visualizzazione nel suo rapporto con l'invisibile, la luce nel suo rapporto col buio. Ma tu hai scelto la Shoah come esemplare di questo tipo di dialettica. E allora mi chiedevo e ti chiedo di ritornare sulla famosa questione dell'unicità dell'evento Shoah. Shoah, tu hai citato Peter Eisenman, il memoriale agli ebrei assassinati d'Europa. Io ho letto qualche azione della comunità ebraica berlinese quando era stato presentato il progetto e molti avevano avuto una reazione molto negativa. È un memoriale, queste stele, questi parallelepipedi di cemento di calcestruzzo, hanno un rapporto con la Shoah che sta solo nel titolo, cioè nel fatto che lui abbia vinto il bando, diciamo così, no? Che era dedicato al memoriale degli ebrei assassinati, perché sono stele che potrebbero essere delle opere astratte, non figurative, di un Richard Serra, che peraltro era implicato all'inizio nel progetto, e che elicitano dei comportamenti che non hanno nulla a che fare con la rappresentazione dell'Olocausto. Sarebbe molto difficile andarsi a sbaciucchiare, diciamo così, in un monumento invece figurativo come quelli di Segal, per esempio, della Shoah. Lo dico anche perché ho scoperto che il termine genocidio, che a volte viene usato per indicare stermini appunto genocidari, che sono ad esempio lo sterminio degli armeni da parte dell'Impero Ottomano, no? Qualcuno lo chiama l'Olocausto degli armeni, è un termine che è molto recente di conio. Questo giurista polacco ebreo, Lemkin, scrive nel 1944 un libro in cui presenta questo termine di genocidio. Ma lui, curiosamente, ebreo, nel 1944, quindi prima ancora che Auschwitz venga liberata, è un esperto di genocidio armeno. Allora, qualcuno ha sostenuto, tu lo sai molto meglio di me, l'unicità dell'evento Shoah. Qualcuno ha tentato di esportare questa unicità dell'evento su altri eventi, come ad esempio l'11 settembre, altrettanto fatali per il nostro immaginario, forse per la irrappresentabilità di questo evento. Ecco, esemplarità da un lato, unicità dall'altro, volevo che tu ci raccontassi un po' come
come hai vissuto questa coppia? Guarda, allora, devo dirti che, come dicevo all'inizio, io ho trovato, nella Shoah, e uso un termine che spero se non si equivochi, il caso di studio più comodo, nel senso che era quello che effettivamente aveva una tale mole di materiale attorno che ti permetteva di soddisfare anche questa interdisciplinarietà che volevo trovare. E naturalmente mi sono trovato a leggere tanta letteratura che si interroga proprio su quello che dicevi tu, su anche la pertinenza dei nomi, su come ad un certo punto una forma di comunicatività che si è collegata alla Shoah, anche un certo metodo di racconto e trasmissione della Shoah che è stato capace di oscillare tra è inimmaginabile e continuiamo però a immaginarla e raccontarla, continuiamo a mettere in campo queste due cose insieme come in un equilibrio molto particolare abbia funzionato. E ho trovato anche la difficoltà di utilizzare il termine lager, per esempio, per alcuni centri di accoglienza temporanea della nostra contemporaneità o per alcune forme di prigionia nel Nord Africa. Ogni volta che si usa il termine lager scatta la polemica. Non vorrete paragonare questa cosa alla Shoah. Un collega mi aveva sconsigliato di inserire quella parte in cui collego il tema dei morti in mare di questo nostro tempo al tema dello sterminio degli ebrei, proprio perché mi diceva: guarda, che sono due cose inavvicinabili e ti tirerai addosso delle polemiche che non sono fortunatamente arrivate, però ti faceva proprio capire dietro quell'unicità che cosa si nasconde. Ecco, quello che speravo uscisse dal libro, quello che spero esca dal libro, invece che se si lavora sul tema dell'immagine, se si lavora su ciò che a un certo punto ti porta anche lontano dai rischi e dalle sacche di riflessione attorno all'esemplarità, all'unicità, al fatto che Shoah sia una cosa e altri genocidi, altri stermini, altre forme di violenza siano altra, ecco, lì forse trovi anche il terreno per riuscire a scardinare questo discorso, perché quando porti l'attenzione sull'immagine, sulle forme di messa in scena anche dell'immagine più documentaria, crei lo spazio per costruire dei ponti di significato che ci aiutano a capire forse meglio che cosa vuol dire essere, per usare il famoso titolo di Todorov, di fronte all'estremo. E l'estremo è la Shoah, ovviamente, ma non soltanto quella. Quindi c'era questa estremità dell'immagine, chiamiamola così, che secondo me doveva emergere come veicolo di conoscenza, non soltanto rispetto alle forme che noi oggi abbiamo, penso soprattutto e sempre più alle giovani generazioni, di maneggiare questo contenuto man mano che i testimoni se ne vanno, man mano che altre forme di trasmissione si indeboliscono. Ecco, lavorare sull'estremità dell'immagine ci permetteva di dire qualcosa utile ai teorici dell'immagine e forse utile anche a chi cerca in questa nostra contemporaneità di liberare, uso questo termine, la Shoah anche dal gioco che lei stessa a un certo punto si è creata nel porsi come elemento incontrovertibile di qualcosa che appartiene solo a lei. Grazie, Andrea. Allora, c'è una domanda dalla professoressa Grespi. Allora, sì, ciao Michele, grazie mille per il tuo libro, prima ancora che per la presentazione, per il tuo libro così bello, così sensibile, così acuto su tante questioni. Ti volevo chiedere se sei d'accordo nel sostenere che il cinema, cioè nel pensare in questa lettura, insomma, che mi verrebbe da fare rispetto al tuo libro, no? Una ripresentazione del cinema non più nella chiave in cui l'abbiamo pensato un po' per tutto il Novecento, cioè questa idea che deve essere la memoria del secolo, che deve essere l'archivio di una serie di cose che ci aiutano a ricordare, ma come appunto uno strumento di appunto messa in movimento del pensiero, no? Perché mi sembra che anche quando parli di fotografie nel volume parli in realtà sempre di cinema, cioè di qualcosa che è dinamico, che è appunto il fuoricampo legato ad alcune parti del corpo. Scusa, non sono concentrata perché devo purtroppo aprire la porta, perché non ho nessun altro modo e devo mandare via una persona. Per cui ti chiedo se posso magari fare la domanda dopo Giancarlo, intanto sistemare questo problema. Okay. Scusami tanto, ma non pensavo che sarei stata così. Vabbè, anche a me potrebbero arrivare i bambini improvvisamente, quindi Giancarlo Grossi, allora.
Sì, no, mi spiace dovermi inserire dopo, dopo questa bellissima domanda di Barbara, però in qualche modo è un follow up, nel senso che anch'io volevo inserirmi sul dibattito del cinema oggi e volevo in particolar modo tornare su Austerlitz, ringraziandoti sicuramente di questa bella presentazione, bellissima presentazione e soprattutto di questo libro, perché effettivamente è un film potentissimo quello di Lonitsa, e mi chiedevo se effettivamente queste immagini di Austerlitz, così distanti rispetto al tipo di coinvolgimento che richiederebbero invece i media digitali o i media immersivi, questa idea di una dimensione affettiva, immediata, in prima persona, eccetera, non abbiano comunque a che fare con delle condizioni di visualizzazione che sono proprie dell'immagine digitale. Cioè io penso ad esempio al modo con cui si diceva che le fotografie di Luigi Ghirri anticipavano in qualche modo la fotografia digitale per il tipo di realtà che riusciva a cogliere. Cioè mi chiedo se non c'entrino con un eccesso di visualizzazione in cui in qualche modo poi sfugge il senso dell'evento. Grazie. Grazie, no, grazie della domanda. Io penso di sì, nel senso che, per esempio, Lodnitsa raccontava il potere di memorizzazione delle sue videocamere. Lui, una cosa che mi ha colpito e che ha detto anche in pubblico era: no, ma io non filmavo, non registravo, io memorizzavo, introiettavo questi dati che poi alla fine in qualche modo diventavano parte di un'analisi, come se lui fosse un data analyst, diciamo, più che non un regista, che mi doveva permettere di arrivare a offrire un risultato processato in qualche modo scientificamente esatto di come si comportano le persone nei campi di sterminio, di cosa guardano, di come lo guardano e di come si muovono. Quindi diventava una sorta di repertorio di gesti, di sguardi, di occhi, di corpi. Questo era il suo obiettivo. Secondo me era molto interessante questo aspetto del film di Lodnitsa, perché se poi ci fai attenzione, quando lo guardi, ritrovi esattamente la capacità di costruire, anche attraverso il montaggio, questo repertorio. C'è una delle inquadrature più belle che io ho voluto riprodurre nel libro, che è quella di queste due donne che ad un certo punto si rendono conto che c'è una macchina che le sta filmando e compiono un gesto normalissimo, che è quello di voltarsi e di guardarla. Il fatto che però lui solo in quel caso decida di inserire questa cosa, è successa centinaia di volte ovviamente nel suo film, ma in tutte le ore di girato lui non ha mai pensato di montarla se non lì, proprio a increspare il senso in qualche modo di invisibilità che la sua videocamera preservava, e quindi permetteva di fissare questa immagine infinita, perché lui la lasciava lì per tantissime ore, increspata da un movimento che invece sembrava improvvisamente quasi da cinema tradizionale, cioè la persona che si accorge di qualcosa si gira e ti guarda in macchina. Quindi ecco, sì, penso che questo discorso si possa fare. L'idea di Lodnitsa era quella di fare un film sperimentale che poi, come lui diceva, purtroppo ha avuto fortuna e quindi è entrato anche in canali distributivi che lo hanno reso il mio film più visto. Lui diceva: lo ritenevo forse il più difficile, il più sperimentale, e alla fine ha avuto più fortuna di altri film molto più narrativi che Sergei ha fatto e che non hanno avuto la medesima fortuna. Quindi sì, questo discorso credo che abbia molto senso e possa aiutarci anche a creare un collegamento importante, che io sfioro nel film, tra quello che sarà il destino digitale dell'immagine della Shoah, perché questo è uno dei grandi temi su cui mi sarebbe piaciuto che magari una persona come Lanzmann anche dicesse qualcosa, e non ce l'ha purtroppo fatta, perché secondo me implica delle trasformazioni che non saranno né semplici né indolore. Barbara. Faccio un brevissimo follow up, perché rischio sennò di essere un pochino... No, volevo solo... Stavo cercando di ragionare su una cosa che mi ha particolarmente interessato, che appunto questo passaggio, sì, è vero, attraverso l'immaginabile, un po' come ce l'ha presentato di Duberman, non dobbiamo vedere tutto, meno vediamo meglio è, e la possibilità di ricostruire, no, attraverso un atto mentale, quindi appunto non sensoriale ma razionale, è molto importante. Però rispetto a questo discorso mi sembra che nel tuo libro ci sia un passaggio ulteriore, perché tu scegli non delle radicali non visibilità,
cioè hai citato Farocchi e sto pensando a quando Farocchi inizia il suo film sul Vietnam tagliandosi il braccio e dicendo non vi farò vedere quanto soffrono i vietnamiti bombardati col napalm, vi dico solo che questa sigaretta brucia a X gradi, il napalm a infiniti gradi, quindi immaginatevi tutto, proprio compreso lo scenario, mentre tu non scegli questi testi così, di così radicale, non censura del visibile, ma proprio spostamento su un altro territorio, continui a riconoscere all'immagine una capacità dialettica, appunto, no? Di messa in movimento di quello che può essere il documento, diciamo, inteso come nel XX secolo ci hanno un po' insegnato a... Ecco, quindi in questo senso è un passaggio sottile che ti volevo chiedere appunto di intanto se ti riconosci in questa cosa o no, e poi se puoi farci capire appunto come stai pensando anche per il futuro, insomma, no? Il ruolo del cinema come mezzo non semplicemente dell'immagine che ci fa vedere di più, quindi in movimento con una sensorialità ulteriore, ma al contrario con questa capacità di saltare, forse il corpo, perché il corpo c'è moltissimo nel tuo libro, ma è un corpo che butta fuori da se stesso, non so come dire, no? Appunto lo sguardo che non si completa, questo non completare, esserci ma non completare, che non è né la strada di Shoah, però neanche quella di Farocchi, che con il quale appunto ti confronti, perché se penso appunto a Images of the World, la sua ultima immagine è una fotografia aerea e lui che ci dice solo quando siamo capaci di provare empatia per quello che vediamo a distanza abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare con il cinema, però. Cioè questa cosa dell'empatia a distanza mi è sempre invece un po' rimasta, come forse a te è rimasta invece la frase sul perorare la causa del non visibile. Io ho pensato tantissimo all'empatia a distanza, che mi sembra un'altra soluzione, forse complementare a quella che ci stavi presentando tu. Grazie, Laura, perché questa tua riflessione è complessa e molto però stimolante, nel senso che è vero che fin dalle origini, a parte il tema del corpo, che è centrale, poi insomma tu lo sai meglio di tutti qui dentro, ma se dalle origini del cinema il corpo è stato un po' la cellula da cui tutto è partito, e forse addirittura anche lo stile, il montaggio continuo, sono proprio partiti dal concetto di azione, di un'azione fisica che suggeriva un'idea cinematografica che andava completata per essere completa, e quindi per permetterci di vedere tutto, e di vedere tutto con chiarezza, e di poter raggiungere con la sua trasparenza e semplicità il più vasto numero di persone possibili. Ecco, io oggi credo che il cinema naturalmente parte persegue e continua a seguire quell'obiettivo, perché continua ad essere un'esperienza cruciale nella nostra vita. Oggi purtroppo il Covid mette a durissima prova la sala, io credo che forse la sala potrà essere seriamente colpita, ma quello che noi vediamo sulle piattaforme continua ad essere a tutti gli effetti cinema. Però abbia la possibilità, proprio per la sua forma, proprio per gli strumenti che ha a disposizione, di lavorare sulla sollecitazione di un pensiero che torni a scavare nei vuoti che l'immagine cinematografica lascia. E io questo lo penso molto. Credo che ovviamente sia un'azione complicata, sia un'azione che ha bisogno di condivisione presso alcuni autori, presso certi dei di cinema, però assolutamente stimolante. Penso che possa nel contemporaneo il cinema svolgere questo ruolo, essere il luogo in cui si torna a interrogare l'immagine anche in qualche modo, come dico nel libro, rinunciando a ciò che l'immagine potrebbe darci, che magari si trattiene dal darci. Quindi questo è un aspetto che come dire, mi ha stimolato fin dall'inizio, mi ha dato molto, e che ho trovato, rispetto alle cose che dicevi prima, in perfetta controtendenza, ma spero non schizofrenica, rispetto a ciò che invece avevamo io e Vittorio Gallese cercato nello Schermo Empatico, dove cercavamo una pienezza diversa, un coinvolgimento completo, una forma di reale inclusione dello spettatore, mentre qui c'era una specie di distanziamento. Infatti ogni tanto con Vittorio dicevamo, ma forse questo libro ti fa espiare alcune colpe dello Schermo Empatico, invece appunto lavori su forme di o empatia a distanza, proprio invece di piena concettualizzazione della forma filmica. Quindi sì, credo che questa possa essere una delle chiavi che magari in futuro potrebbe sviluppare alcune riflessioni comuni proprio sugli spazi e le aperture del pensiero che il cinema contemporaneo ci offre. Allora, c'è Fabrizia Bandi.
Eccomi, mi sentite? Buonasera e grazie molte per questa bellissima presentazione, questo intervento. Io non sono un'esperta di cinema, per cui per me tanti riferimenti sono senz'altro nuovi. Quello che volevo un po' condividere, che appunto forse è più una, non so, uno spunto, una considerazione, e anche una curiosità, nel senso, mi sono interrogata mentre lei parlava di cinema se anche nel teatro si potesse in qualche modo ritracciare qualche dinamica simile a quella che lei ha descritto, non dal punto di vista di mettere in scena direttamente la tragedia dell'Olocausto, ma quanto a suggerire questo invisibile, questo inimmaginabile in qualche modo. Così, proprio diciamo, per parlare liberamente, mi venivano in mente per esempio l'opera di Beckett, Finale di partita, dove non si sa che cosa è accaduto, ma chiaramente c'è un grande riferimento alla storia che è appena passata, e anche se c'è, rimane tutto nel non detto, no? È ancora più forte, forse, mi viene da dire, tutto il mondo di violenza che si può immaginare dietro a quello che non si vede, no? Che viene solo descritto di sfuggita mentre uno dei personaggi si arrampica sulla scaletta. E questo è sempre un altro collegamento, magari un po' azzardato, però appunto la stessa cosa, cioè questo, cioè mi sembra che in qualche altra opera, e mi viene in mente Party Time di Pinter, che chiaramente è molto più recente, perché siamo negli anni 90, però allo stesso modo ci sia questo in qualche modo controcampo assente rispetto a questa tragedia, no? Che ci ricorda un po', forse storicamente, sempre la tragedia della Shoah, cioè le torture, no? I campi o comunque i luoghi di detenzione forzata dove si esercita violenza. Ecco, quindi mi chiedevo se nella sua riflessione era passato anche per l'opera teatrale, no? Per l'analisi magari di qualche immagine di opera che aveva suscitato qualche pensiero rispetto. Risponderei così, allora no, nella mia riflessione non ho preso in considerazione il teatro, perché io ho voluto prendere in considerazione la condanna del cinema ad una certa necessità di mostrare, quindi a differenza del teatro, il cinema per sua natura, nel momento in cui mette in scena qualcosa, nel momento in cui porta davanti alla cinepresa una situazione, è costretto a una ricostruzione, a una sorta di fedeltà reale che ha caratterizzato sempre la sua storia, e quindi ho provato a considerare i modi e i casi in cui il cinema aveva rinunciato a questa sua prerogativa. Se noi dovessimo in campo teatrale cominciare a lavorare invece sui modi in cui l'immagine teatrale, oppure naturalmente anche la parola che poi si fa immagine in teatro, rinuncia ad alcune sue prerogative per lasciare una sottotraccia, un sottotesto che va in qualche modo ritrovato dietro la superficie di determinate scelte drammaturgiche, testuali o registiche, questo è un discorso che si potrebbe fare. Da questo punto di vista i media però sono differenti, proprio perché sia, dicevo, la condanna alla visibilità del cinema, sia il tema del montaggio, che nel libro è un tema che torna moltissimo, perché torna in René, torna in Niemes, torna in Farocchi ovviamente tanto, torna anche dentro i temi letterari, che come ho detto prima spesso lavorano sulla questione del controcampo. Ecco, il montaggio è qualcosa di specificamente cinematografico che a me serviva per dimostrare che utilizzando quegli strumenti tu potevi comunque costruire quella immagine lacunosa o insufficiente che ti permette però poi di costituire valore e di andare a portare avanti una riflessione capace anche di eccedere il cinema. Non è un caso che molti dei film e delle opere che io tratto abbiano poi avuto enorme attenzione e interesse in altri ambiti, filosofico, estetico, storico, anche in ambito cinematografico, ma non soprattutto lì. Quindi il teatro, diciamo, non ho mai pensato di portarlo dentro in questo dialogo interdisciplinare, proprio perché ha con l'immagine un rapporto non meno complesso ma diverso, e quindi sarebbe stato un po' complicato riuscire ad infilarlo in questo dialogo, sia dal punto di vista testuale che poi dal punto di vista della messa in scena teatrale. Però sono certo che lo stesso discorso si potrebbe applicare buon esito anche al teatro, naturalmente utilizzando un modello che lì si confronta con materie differenti. Grazie a lei.
Federica Cavaletti. Sì, buonasera. Io avrei una domanda che si aggancia a un riferimento che lei ha fatto all'inizio della sua presentazione, quando ha accennato al fenomeno del dark tourism, no? Il turismo nero. E mi stava venendo in mente questa riflessione. Noi tendenzialmente non vediamo di buon occhio, no? La pratica della visita a luoghi dove si sono consumati degli eventi tragici o che ospitano la memoria di questi eventi, no? Però dal canto loro le persone che dedicano a questa pratica potrebbero sostenere che tutto sommato sia un modo di concretizzare eventi che magari per essere compresi hanno bisogno di essere agganciati a dei reperti, a dei documenti, o anche solo di affrontare in modo collettivo degli eventi che si ha difficoltà magari a processare in chiave individuale. E alla fine questo è quello che facciamo anche noi, che tendenzialmente ci schieriamo contro le pratiche di dark tourism. Io ricordo quando sono stata di recente a Sarajevo, ho visitato un museo che raccontava la storia dell'assedio con una serie nutrita di reperti anche di vita quotidiana che mostravano lo sfacelo, la distruzione di quegli anni. E quindi mi chiedevo un po', a suo parere, dove sta la linea tra l'edificante e il morboso, cioè quali pratiche vanno ascritte all'ambito dell'educazione e quali invece ricadono nell'intrattenimento di cattivo gusto e gusto di chi soprattutto. Secondo lei c'è una linea o è una questione? Diciamo che è un discorso anche questo complesso, però secondo me possiamo uscirne in questo modo. È chiaro che fondamentale è la preparazione, nel senso che tutta la letteratura, anche pedagogica, che io ho sfiorato mentre lavoravo a questo libro, e devo dire che ho avuto come guida alcuni scritti di Boris Paor, che insiste molto su questi temi. Se la preparazione è una preparazione consapevole, la visita ai campi di sterminio è un'esperienza importante. È chiaro che oggi, se lei vede la pubblicità dei campi di sterminio, Auschwitz ha un slogan che è Auschwitz, un'esperienza da non perdere, che sembra un qualcosa che tu ti dici. Può essere anche vero che sia un'esperienza da non perdere, però è chiaro che diventa una pubblicità ingannevole, perché bisogna capire in che modo non perderla quell'esperienza, perché se io la costruisco bene, allora è veramente un'esperienza da non perdere. Se io ci arrivo trascinato dalla curiosità o dal fatto che in qualche modo quello è uno dei luoghi che vanno visti almeno una volta nella vita, rischio di arrivare all'obbrobrio che in qualche modo Loznitsa ci mostra in Austerlitz. Ci sono naturalmente poi anche delle altre forme strane di concezione a monte di questo turismo un po' morboso, che credo sia Paor nel suo Necropoli, sia anche di Huberman in Scorze evidenzia bene, cioè il fatto di andare a ricostruire alcuni punti del campo per riuscire ad ingenerare alcune reazioni nel turista, quindi ricostruire alcune sezioni che sono fatte ad hoc per sviluppare determinate reazioni, e quindi questo diventa naturalmente una forma di comunicazione abbastanza problematica, perché significa che io mi aspetto delle risposte dal turista, costruisco una macchina comunicativa che in qualche modo fa affidamento su immaginari standardizzati e molto larghi, quindi molto inclusivi, per cui vado a lavorare su quei segni che Civinsky, che è stato direttore ad Auschwitz, in quel suo bel libro che in italiano si chiama Non c'è una fine, l'originale più bello Epitaphium, lui dice: ecco, io ho cercato per tutto il tempo della mia direzione di evitare di andare a approntare degli interventi di restauro, di recupero, che in qualche modo enfatizzassero degli aspetti standardizzanti dell'esperienza. Tu devi anche accettare un certo rovinismo del lager che ti metta di fronte al passaggio anche del tempo. Quindi sono tanti elementi che si incrociano. Io credo che non ci sia una soluzione, nel senso che questi sono luoghi di turismo di massa. Basta vedere quando Loznitsa nel suo film filma gli ingressi e le uscite dal campo, sembrano gli ingressi e le uscite da un grande parco a tema o da uno stadio. Quindi il problema è sicuramente numerico, non si può arginare, perché evidentemente c'è un indotto che regge anche una sorta di economia della memoria, chiamiamola così, è inutile chiamarla diversamente. Dobbiamo immaginare che esistano però delle percentuali di consapevolezza che si possono costruire in maniera molto, molto solida. Io ho partecipato a gruppi che fanno dei lavori
anche nella mia città, molto seri su questi temi, che propongono letture a giovani e naturalmente calibrate sulle loro competenze, sulla capacità di penetrare questo discorso, che gli propongono delle immagini, dei film con grande consapevolezza, e allora a quel punto sì che Auschwitz diventa un'esperienza da non perdere. Come in tutti i casi, questo vale anche per i musei, il turismo di massa ha delle aberrazioni dalle quali non usciremo mai. Però, come non possiamo fare un esame di storia dell'arte a chi entra agli Uffizi, non riusciremo a farne neanche uno in storia, in etica o in estetica delle immagini a chi entra nei campi di sterminio. Quindi dovremmo continuare a cercare di fare un lavoro di retroguardia che cerchi di creare consapevolezza con sempre più convinzione, perché, ripeto, ci aspetta un tempo intanto in cui il tema della Shoah non è ancora completamente libero dai rischi di insulti, attacchi che abbiamo visto in questi mesi colpire anche persone molto importanti in Italia. Ma secondariamente credo vada fatto perché andiamo verso una trasformazione che vede sparire i testimoni, che vede cambiare rispetto alle generazioni giovani i supporti e i media con cui si confrontano, anche rispetto alle competenze storiche che devono immagazzinare, e quindi dovremo essere capaci, secondo me, di stare dentro questa trasformazione. Per questo dicevo prima, mi sarebbe piaciuto avere vivo un Lanzmann nel momento in cui l'immaginario della Shoah passa al digitale, perché davvero ci saranno dei temi molto forti che in parte sono anche già stati posti, ma in gran parte sono ancora tutti da interrogare, e sono molto oltre questo libro. Questo, da questo punto di vista, è un libro vecchio, non è ancora un libro che già si proietta dentro quel futuro. Grazie. Allora, siamo in perfetto orario perché ci avviamo alla conclusione. Abbiamo un'ultima domanda di Laura Marcolini. Sì, buonasera, grazie. Anzitutto grazie anche per tutte queste presentazioni che sono davvero un grande nutrimento. Mi sono sentita un po' interpellata perché ho seguito il progetto dei testimoni con Studio Azzurro a Roma. E mi sembrava, cioè spero che possa essere interessante raccontarvi due cose. Cioè, anzitutto come è nato. Sono molte delle cose che sono state dette stasera risuonano proprio con la storia di questo progetto. È nato da un gruppo di studenti, alcuni del liceo, alcuni del primo anno dell'università, che si sono, dopo aver fatto uno o due viaggi della memoria organizzati dal Comune di Roma, viaggi in cui sono accuratamente accompagnati di solito almeno da un testimone sopravvissuto, e alcuni di questi ragazzi hanno elaborato un progetto e hanno avuto veramente la pertinacia, diciamo, di portarlo avanti, di riproporlo per 3 anni al Comune finché non è arrivato il momento in cui hanno interpellato anche noi di Studio Azzurro per cercare di metterlo in scena, di mettere in scena questo progetto. Ed è stato per noi veramente un'esperienza molto molto impressionante, perché i ragazzi avevano proprio pensato a un percorso esperienziale, così lo avevano chiamato e così lo avevano pensato, cioè la loro idea era proprio quella di far rivivere l'esperienza che avevano vissuto loro a chi avesse visitato una mostra. E quindi si è aperto proprio un dialogo abbastanza intenso con loro, perché dal nostro punto di vista, come potete immaginare, non ci poteva essere esattamente questa intenzione. E qui mi ricollego a questo discorso dell'esserci ma non completare, e di questa che a noi è sembrata veramente una necessità di non, dopo un po' che ci lavoravamo con questi materiali, tra l'altro è abbastanza devastante lavorare per qualche mese con i materiali originali, sia che siano
le immagini in movimento o che siano le testimonianze. E a un certo punto ci siamo resi conto che quello che stavamo facendo era cercare di in qualche modo separare o dissociare forse addirittura i sensi nel progettare queste installazioni. Questo che poi è diventato veramente un grande spazio in cui muoversi e cercare di andare a toccare in qualche modo le testimonianze di questa esperienza. E in sostanza ci siamo inventati due o tre sistemi per fare in modo che, di questo ci siamo resi conto quasi a posteriori, ma questo è stato l'effetto, di fare in modo che le immagini fossero in qualche modo irraggiungibili, sebbene fossero molto vicine. È un po' difficile adesso raccontarvi, avrei dovuto vedere l'installazione per capire un po' meglio cosa intendo, però vi faccio due o tre esempi. Per esempio, le testimonianze, tutte le interviste che sono state raccolte, che sono state messe a disposizione dei sopravvissuti, abbiamo deciso di utilizzarle senza far vedere i volti. E abbiamo costruito queste grandi pareti, cave, a cui accostandosi si potevano scoprire e lasciare emergere le voci appunto dei testimoni sopravvissuti. Mentre svoltando intorno ad esse ci si accorgeva improvvisamente che al loro interno, ma molto distante, cioè a 4 metri dal punto di vista, si potevano intravedere le immagini dei campi, quelle poche immagini che sono state girate. E in un altro caso invece abbiamo provato a inserire una sorta di errore fittizio nel dispositivo che mandava le immagini, in modo che queste immagini in alcuni momenti sembravano interrompersi e avere una sorta di proiettore che si inceppava e continuava a riproporre la stessa immagine, come per reiterare in una sorta di momento, credo abbastanza di timore quasi, che quell'immagine ci si riproponesse all'infinito, no? L'unico momento in cui abbiamo alla fine scelto di fare in modo che ci si potesse veramente avvicinare alle immagini, si trattava di immagini fotografiche, sono le foto tessera sostanzialmente che sono state fatte, le foto identificative che sono state fatte nei primi tempi dell'apertura di Auschwitz, i primi tempi in cui gli ebrei erano relativamente pochi. E in questo caso ci si poteva avvicinare all'immagine, ma perché sarebbe successo qualcosa. Cioè, nell'avvicinarsi, quell'immagine che era sfocata, era quasi indistinguibile, cominciava a prendere una forma più precisa, e quindi permetteva a chi si stava avvicinando in qualche modo di riconoscere un volto, e forse noi ovviamente ci auguravamo di riconoscersi anche in qualche modo in questo volto. Non lo so, ve la metto lì un po' come proprio un'esperienza che abbiamo fatto, che è stata molto intensa e ci ha fatto riflettere su questo aspetto, soprattutto su quasi questa necessità di non proporre la possibilità di avere contemporaneamente vista, udito, presenza nell'incontrare queste immagini e questi racconti. Beh, grazie, molto interessante questo discorso che ha fatto. Credo che poi quel tema dell'irraggiungibilità dell'immagine sia un tema molto produttivo, e questo che
ha spiegato, secondo me, è il modo di fare esperienza, quindi l'immagine diventa veramente, attraverso la sua anche manipolazione, l'occasione per fare esperienza di qualcosa di molto più largo dell'immagine, quindi e noi, come direbbe Godard, ne sapremo sempre meno anche della più stupida immagine che ci capita tra le mani, però questa consapevolezza è una consapevolezza importante che ci mette proprio di fronte a questo concetto di raggiungibilità dell'immagine che mi piace molto. Grazie. Grazie anche da parte mia per questo racconto così stimolante e interessante. E grazie a Michele e passo la parola ad Andrea, che immagino voglia salutare e chiudere questa sera. Sì, io voglio ringraziare tutti i partecipanti, te Elisabetta per la tua moderazione e Roberto che ha gestito la parte tecnica e Giulia che ha curato la parte organizzativa, tutti i ragazzi del gruppo Nikon e naturalmente soprattutto Michele che ci ha dato un'occasione così intensa per ritornare a pensare a una questione ormai classica e al tempo stesso rilanciarla verso nuove piste di lavoro. Grazie molte Michele. Grazie, buonasera. Andrea. Grazie a voi dell'ospitalità e delle domande. Grazie. Grazie di cuore. Ciao. Buona serata a tutti. Ciao Michele, a presto.